Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Maturità 2020, al via la prova unica per oltre 500.000 studenti, tra protocolli di sicurezza e l'incognita, assenza nelle commissioni, nessuna prova scritta, solo un colloquio orale e tante disposizioni da rispettare dal distanziamento ai percorsi definiti di entrata e di uscita. E sull'esame di Stato post-Covid, da settimane al centro delle polemiche, pesa anche la difficoltà a trovare dirigenti e professori disposti ad assumersi l'impegno della presidenza di commissione. Sicurezza ferrovie, concessionarie regionali a rilento dopo il disastro Adria-Corato. Zero interventi in 7 reti su 12 dal Friuli alla Puglia. Nel dossier dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza si legge che alcune concessionarie, riguardo ai lavori per migliorare gli standard imposti dopo la strage del 2016, coltivano l'idea che l'adozione di provvedimenti cautelativi, come la riduzione della velocità dei treni, possano consentire di rimandare. Graviano ci prova a nuovo, vuole boss di 'Ndrangheta, insomma è Cosa Nostra come testi contro i pentiti, e rievoca la lettera Lorenzini in cui cita Berlusconi. Dai piromalla ai ganci, passando per Lucchese, occhi di ghiaccio, al processo di 'Ndrangheta, stragista e legale del boss di Brancaccio, ha chiesto di sentire un elenco lunghissimo di mafiosi irriducibili che dovrebbero smentire le ricostruzioni dei collaboratori di giustizia. Niccolò Campriani, campione olimpico del tiro a segno, è diventato allenatore di tre rifugiati. Oggi per Madi e Koula l'Olimpiade è vicina. L'azzurro 3 volte medaglie d'oro, il protagonista di un progetto che lo viene raccontato in una serie di 5 puntate, disponibile sul sito dell'Olympic Channel. Aborto farmacologico. Dopo lo stop al Day Hospital dell'Umbria, Speranza ha chiesto un nuovo parere al Consiglio Superiore di Sanità. Dopo le polemiche per la decisione della giunta regionale di obbligare al ricovero di 3 giorni per l'interruzione di gravidanza con i farmaci, è intervenuto il ministro della Salute. Notizie da Napoli e dalla Campania. Come riscuotere il bonus fitti dal comune di Napoli? Insomma, parla l'assessore. La regione Campania ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa al bando fitte 2019. Per il comune di Napoli sono 9.467 di fascia A e 1.850 di fascia inferiore. Insomma, da qualche giorno la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria definitiva che riguardano il bando Fitti 2019, che è uno strumento di aiuto per le famiglie a ISEE medio-basso. Notizie da Treviso e dal Veneto. Nel Montebelluna l'URSS dice no al palio, troppi rischi, stop all'evento e anche agli allenamenti. Il parere richiesto dal centro sportivo, dal centro operativo comunale, è arrivata quindi la risposta dell'ufficio igiene che dice niente eventi di massa. Maturità per 7.200 studenti trevigiani, commissioni e tanti docenti giovani. Gli istituti riaprono le porte e il provveditore Sardella ha detto tutti i presidenti si sono insediati. Treviso era pronta con una settimana di anticipo. Ubriaca non si ferma all'alt, scatta l'inseguimento con la polizia locale. L'episodio nella notte in via San Pelaio a Treviso. Alla guida di una BMW c'è una ragazza di 25 anni, residente a Spresiana. Rogo di Castagnola, le 2 donne sono morte carbonizzate. Sul fatto il sostituto procuratore Anna Andreatta ha aperto un fascicolo che vede indagato Sergio Miglioranza, in cui si ipotizza il reato di incendio colposo. Malata ma non trasferita in ospedale, 11ª autopsia a casa Fensi. Antonietta Dal Mas aveva 88 anni ed era stata sottoposta a 2 distinti tamponi diagnostici, uno risultato positivo e il secondo negativo. Malgrado soffrisse di una polmonite, non è stata trasportata al pronto soccorso. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia, ma diamo subito la parola alla nostra inviata Sabrina Ciccotti per quanto riguarda le ultime notizie, e poi passiamo alla lettura delle altre notizie. Grazie. A San Daniele del Friuli, nella notte tra sabato e domenica, si è verificato uno spiacevole episodio di vandalismo. I muri sono stati imbrattati con una scritta ingiuriosa ai danni di George Floyd, l'afroamericano assassinato il 25 maggio negli Stati Uniti. Si presume che dello stesso autore sia la scritta minacciosa lasciata ai danni dell'insegnante e scrittore Paolo Patui di San Daniele del Friuli. Lo scrittore non ha potuto che amaramente commentare l'episodio sulla sua pagina di Facebook in data odierna. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di San Daniele.
È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, ringraziamo Sabrina per questo contributo e passiamo alla lettura delle notizie. Maturità al tempi del Covid sarà un esame in sicurezza, sono 9.008 gli studenti del Friuli Venezia Giulia che sosterranno il maxi orale e c'è addirittura un vademecum anti-Covid del Ministero dell'Istruzione. La maturità 2020 è piuttosto insolita e non soltanto per le modalità con cui gli studenti dovranno sostenere l'esame. Di solito ci si concentrava sulla cosiddetta notte prima degli esami, passata a combattere ansie e paure con l'ultimo forsennato ripasso generale, oppure cercando di intercettare qualche traccia plausibile sui siti e dedicati agli studenti. Quest'anno è diverso. Notte prima degli esami ci sei il bocca al lupo, da Gorizia del sindaco che dice: ammetto sono coinvolto in prima persona in questa notte prima degli esami, appunto ha confessato questo il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberda, non più come protagonista ma come padre di mia figlia che fa parte del plotone dei 600 ragazzi goriziani che appunto inizieranno gli esami di maturità. Violenta ondata di maltempo a Monfalcone, insomma un maltempo nel tardo pomeriggio nella zona dell'Isantino. Le piogge battenti hanno causato allagamenti di strade e anche di case a Monfalcone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Gorizia e del distaccamento di Monfalcone. Nessuna persona comunque risulta ferita, ma comunque ci sono disagi alla circolazione. Scappa dal centro della gioventù, la fermano con la droga, arresti domiciliari in comunità per un 18enne albanese residente a Montereale Valcellina. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 18enne albanese. Invisibile Web, Invisible Web, viaggio musicale dedicato alla ricerca interiore, un progetto artistico-musicale nato a Udine il cui focus sono la ricerca interiore, la spiritualità e l'attualità. Gli Invisible Wave sono stati fondati da Guido Tonizzo, scrittore e mental coach, oltre che cantante della band. I suoi testi sono la continuazione dei suoi libri e delle iniziative culturali sul miglioramento personale. La formazione si è esibita tra il 2018 e il 2019 in festival di rilievo e location suggestive, anche in accompagnamento al tour di presentazione dell'ultimo libro di Tonizzo che si intitola Vita, Conoscenza e Mistero. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.